non siamo persone inutili, meglio, nessuna persona è inutile per il fatto stesso di essere stata creata a immagine e somiglianza di Dio. Quindi attenzione, quando diciamo che le persone sono inutili, cioè che non servono a nulla, che non possono fare nulla di buono, quando diciamo che gli altri o quando ci consideriamo incapaci. E questa è un'offesa, come dire, grave che facciamo a noi stessi e agli altri, ma anche a Dio, perché Dio ci ha creati, lo ripeto, a sua immagine e somiglianza. Abbiamo dentro, come abbiamo ascoltato nell'ultima puntata, nelle parole di Papa Francesco, abbiamo dentro il seme di assoluto. Ma torniamo alle parole del Papa che ci educa, ci sta invitando a scoprire noi stessi e a scoprire noi stessi nella vita eh, come testimoni di speranza, a scoprire nella quotidianità la speranza. Alla fine dell'esistenza, dice Papa Francesco, non ci aspetta il naufragio, perché in noi palpita un seme di assoluto. Dio non delude. Se ha posto una speranza nei nostri cuori, non la vuole stroncare con continue frustrazioni. Tutto nasce per fiorire in una eterna primavera. Anche Dio ci ha fatto per fiorire. Ricordo, conclude Papa Francesco, quel dialogo quando la Quercia ha chiesto al Mandorlo, parlami di Dio. E il Mandorlo fiorì. Tutto nasce. Per fiorire in una eterna primavera, no? Che bello questo fatto di sentire che Dio, che ci ha fatti per l'assoluto, che Dio che ci ha preparati e ci prepara ogni giorno, se noi lo vogliamo, a questa, eh, come dire, fioritura dell'amore, che Dio non ci delude. L'uomo ci può deludere. Le organizzazioni umane, le istituzioni umane, la stessa Chiesa come uomini e come donne, e non come sposa di Cristo, ci può deludere. Noi stessi ministri della Chiesa spesso deludiamo, ma Dio non delude mai. È la nostra fede è in Dio e non sugli uomini e sulle donne. E allora Cercare la speranza, educarmi ed educare alla speranza vuol dire avere sempre in me questa certezza, questa convinzione che Dio non mi delude, che io sono fatto per l'assoluto, sono fatto per il cielo, come dicevano i nostri anziani, e che Dio vuole sempre da me una continua fioritura in lui. Dio conosce i nostri inverni interiore, Dio conosce il gelo che spesso abbiamo dentro, ma sa che se noi poco poco alziamo lo sguardo verso di Lui, Lui trasforma questi inverni e questo gelo in calde primavere, in primavere fiorite. Eh? La nostra vita è destinata sempre a fiorire. Anche dal dolore più brutto, più lancinante, dal lutto più inconcepibile, anche eh, dalle delusioni più amare, noi siamo chiamati a fiorire sempre, sempre e sempre. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.